Si sgomita per l'Europa tra Napoli e Bari nel giorno del 50° compleanno dello Stadio San Paolo. Tutti aspettano Quagliarella senza gol da un mese e mezzo e la maledizione continua quando il tiro a porta vuota di Quagliarella viene respinto sulla linea da Andrea Ranocchi. L'unico sussulto di un primo tempo noioso, nel secondo tempo pronti via e fuochi d'artificio. Lancio di Bonucci, controllo e pallonetto di Kashmir di Paolo Vittor Barreto. Bari in vantaggio dopo 4 minuti, perfetto il lancio profondo di Bonucci con Maggio che tiene in gioco Barreto, che mette dentro con il pallonetto su De Santis il terzo gol nel suo campionato, l'11° in carriera in Serie A. La reazione del Napoli arriva immediata, è il 10° minuto della ripresa quando Gargano mette sulla testa di Quagliarella il pallone dell'1-1, interrotto il sortilegio con Quagliarella che non segnava dal 18 di ottobre contro il Bologna, 6 giornate di digiuno. Arriva il 45° gol in carriera in Serie A per Quagliarella che rischia di fare doppietto. Un minuto più tardi elusa la trappola del fuorigioco del Bari, conclusione potente ma che dà solo l'illusione del gol esterno della rete per Fabio Quagliarella. Il Napoli spinge, passa il Bari, gran numero sul settore di destra di Alvarez, l'onduregno mette sulla testa di Barreto, salvataggio di Grava e De Santis, ma il pallone utile per Andrea Ranocchia che a porta vuota mette dentro il suo secondo gol in carriera in Serie A e in questa stagione. L'altro era arrivato all'ottava giornata, il 18 ottobre contro il Chievo. Bari di nuovo in vantaggio al 18° della ripresa, ma 2 minuti più tardi cambia il copione della partita con Parisi che trattiene Maggio, secondo giallo che esce dal taschino di Romeo ed espulsione per Alessandro Parisi, una decisione estremamente severa per non dire altro da parte del direttore di gara. E allora il Napoli approfitta subito del power play, il gioco in superiorità numerica con Quagliarella che sdraia Andrea Masiello e mette sulla testa di Maggio il pallone del 2-2, grande azione di Fabio Quagliarella, terzo gol in campionato, il 19° in Serie A per Maggio che in questa stagione aveva regalato le vittorie last minute contro Bologna e Fiorentina. È l'89° minuto quando va via Lavezzi con il Bari sbilanciato in avanti, verticalizzazione per Quagliarella, tocco meraviglioso con il sinistro, un colpo da biliardo per superare Gillet, l'esultanza sotto la curva del San Paolo per Fabio Quagliarella, quinto centro nel suo campionato. Quagliarella segna solo al San Paolo e il Napoli vince sempre nella finale. Ranocchia interviene così su Lavezzi, rosso diretto per Ranocchia che salterà la partita con la Juve di sabato prossimo. Finisce male per il Bari che raccoglie però tanti applausi, ma vince il Napoli di Quagliarella, trascinato da un grande Lavezzi nel secondo tempo.